In occasione di Vinitaly presentiamo il quadrato semiotico dei Wine Lovers, che è, diciamo, un output grafico con cui raccontiamo una ricerca che abbiamo fatto sui social network. Quindi abbiamo estrapolato quello che si dice sul vino in rete, su forum, Twitter, blog, e abbiamo fatto un'analisi e sintetizzato quelle che sono le evidenze di questa analisi, quindi quattro tipologie di consumatore raccontate attraverso un quadrato semiotico. Io sono radical, quindi consumatori interessati, che considerano il vino come un'arte sostanzialmente, ma che sono interessati alla naturalità del vino, e non snob, quindi consumatori sempre abbastanza conservatori, però interessati, credono che il vino sia qualcosa legato più all'enologo che non alla terra, quindi interessati alle sommelier o aspiranti tali, in qualche modo potremmo definirli, consumatori pane al pane, quindi molto più, che considerano il vino come qualcosa di molto più profano, se vogliamo, e quotidiano, un alimento, forse è la definizione più adatta, e dei consumatori socialite, che sono consumatori che considerano il vino come un mezzo di socialità, sostanzialmente. Appena ho visto l'asse cartesiano mi sono innamorato di sta roba, è un modo di analizzare il mondo del vino, secondo me straordinario, imparato da Cipolla, che sull'asse cartesiano già non si fa tutto, quindi questo passaggio tra sacro e profano mi piace molto. Ma quello che mi interessa molto è la trasmigrazione tra le categorie, perché per muovere i mercati bisogna muoversi su questo asse. Io, per esempio, che faccio un vino che magari può essere a nord-ovest di questo asse, cerco clienti nel sud-ovest, perché mi piacciono molto i profani, adoro la gente comune, e quindi vini che magari possono piacere di più a quelli della cultura del vino, io li chiamo per prendere in giro i fighetti del gusto, che però sono simpaticissimi, a cui purtroppo appartengo anch'io, e mi piace molto riuscire a cercare di scendere di un quadrante e di portare questi vini di grande qualità alla gente comune, che è quella che piace a me. Io sono uno della gente comune, io ho cominciato a fare il vino da non molto, quindi io conservo tutta la sana ignoranza del giovane viticoltore, d'altra parte sono anche giovanissimo, e quindi parto da zero e spero di salire di quadranti di anno in anno. Devo dire che secondo me la fascia di vino che riscuoterà maggior successo nei prossimi anni e decenni è il vino pulito, ma buono, ad un prezzo che sia a metà della clessidra, non basso ma neanche alto. Il nostro problema è raddoppiare il prezzo medio sulle esportazioni. Noi esportiamo 5 miliardi di vino, i francesi 11, stesso numero di ettolitri. Dobbiamo aumentare il prezzo medio. Per aumentare il prezzo medio bisogna fare due robe, secondo me. Puntare sulle qualità autoctone, la biodiversità, 1200 vitigni abbiamo in Italia, ne usiamo 450, ne abbiamo ancora 600-700 nel cassetto, i francesi ne hanno 220, quindi puntare sulla nostra biodiversità e poi fare un vino senza diserbanti, senza concimi chimici e abbattere i solfiti. Questi giovani cosa cercano nel vino? Nel vino cercano divertimento, nel vino cercano piacere, cercano soprattutto l'aspetto ludico, e infatti vediamo che per quanto riguarda gli alcolici la birra sta crescendo, il vino invece è fermo, diminuisce. Stranamente però le bollicine aumentano. Questo significa che chi comunica verso questi giovani deve imparare da chi comunica bene birra, da chi comunica bene le bollicine. Quindi dobbiamo riuscire a diventare dei, guardando il quadrato semiotico, davvero degli evangelisti del vino e comunicare il vino in maniera semplice, allegra e divertente.